Incontro Saro Patanè e con te vorrei posso darti del tu Certamente. con te vorrei chiederti rispetto alle iniziative che farete diciamo, martedì dal momento in cui vi incontrerete, magari hai qualcosa da, da anticipare sempre rispetto al lavoro della commissione. Sì. Martedì abbiamo ricevuto la convocazione per la. Con, con un solo punto all'ordine del giorno che è l'intestazione del Piazza delle a Francesco Vecchio, un, un, un grande evento su, dal punto di vista uh, civile, voluto dai cittadini, voluto da tutti noi, voluto anche dal sindaco fortemente, devo dire, e che fa mh, giustizia di una richiesta pressante da parte dei cittadini di riconoscere la Cereale sana che si ribella alla mafia, l'imprenditoria sana che si ribella alla mafia. Si può fare anche una bella cerimonia. A questo momento in cui si farà il piazzale vecchio? Appunto, io mh, ho proposto, lancerò questa idea ufficialmente: che quel giorno dell'intestazione eh, si crei una nuova ricorrenza civile per Acireale, abbinando l'intestazione al piazzale Francesco Vecchio all'intestazione delle strade che già sono pronte da tempo eh, di, di via Giorgio Ambrosoli. Che a Cereale ha, ha avuto qua suo figlio, è stata una delle primissime città d'Italia in Testaglia una Strada che congiunge fisicamente e soprattutto idealmente il, il, il piazzale Falcone e il piazzale Borsellino dentro il quartiere San Cosmo. Una nuova ricorrenza civile. C'è cioè, il laboratorio ha anche un'idea di creazione di un database? Ci può spiegare meglio? Sì, appunto per l'idea che abbiamo noi di toponomastica noi intendo dire io e chi come me dalla mia generazione ha vissuto una certa idea di servizio la toponomastica non può essere né celebrativa, né compensativa, né ricompensativa deve indicare una strada, un cammino deve avere un fine, preferisce uno scopo per questo però abbiamo bisogno di conoscere qual è la nostra toponomastica la storia, come si è vista Cireale in questi, in questi anni come le incongruenze che ci sono, eliminare le scorie e ripristinare o inserire, perché non ci sono, i valori della Costituzione, della Repubblica, del lavoro, della fratellanza, della pace e del Mediterraneo. Una città educante, come ha detto benissimo Dele Danna nel discorso di inizio d'anno della scuola, perché qualsiasi occasione di amministrazione significa partecipare a qualsiasi livello, mantenendo sempre se stessi e la propria voglia di lottare politicamente per una città nuova. Vi auguriamo un buon lavoro per martedì e siamo in tanti ad aspettare novità interessanti. Grazie, grazie a voi.